un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola. Un'estate fa si presentava ai tifosi e alla città la nuova Cavese. Fu una serata magica dove sembrava che tutto si fosse aggiustato, ogni cosa messa al suo posto e soprattutto si era formata una società, una vera società con tanti buoni propositi. Sono trascorsi 9 mesi da quella sera, tutto sta finendo invece nel peggiore dei modi. La società è presente sulla carta, ma assente fisicamente e materialmente già da diversi mesi. Una serie di accadimenti tra squali e punti di penalizzazione, ammende e partite a porte chiuse hanno fatto sciogliere come neve al sole tutto quello che di buono si era forse pensato di fare. Domani finisce il campionato ed è anche l'ultimo appuntamento che si danno i giocatori e tutto lo staff. Una squadra che ha onorato fino alla fine la maglia blu Fonsé, senza stipendio e a volte anche senza allenamento. Ma mai nessuno si è tirato indietro, dando prova di professionalità e serietà che probabilmente ha pochi eguali. Il merito va soprattutto al tecnico Massimo Agovino, che in un mare in tempesta è riuscito a tenere il timone dritto ed assieme agli ardimentosi eroi arrivare in porto con pazienza e sacrificio. E volevo ringraziare i ragazzi per questo straordinario torneo, sono stati incommiabili e di questo me ne ricorderò a lungo. Grandi professionisti, grandi uomini, anzi spero che mi faccio un augurio, ogni anno posso allenare la squadra con questi uomini e con questi valori. Come ho detto in altre circostanze, allenare a cava credo che per un allenatore sia molto, anche se uno ambisce ad altre cose, a salire di categoria, però oggi allenare alla Cavese anche in difficoltà è tante cose, è tanta roba. Figuriamoci se poi si sistemano le cose, uno può avere una società solida alle spalle. E questo è un augurio che mi faccio anche io, di poter rimanere e di poterlo fare con una società solida alle spalle, con questi giocatori, magari prendendo qualcos'altro che ci vuole e cercare finalmente di andare fuori da questa categoria con questa maglia. La speranza adesso è che la barca bianco-blu non affondi, ma che risorga al più presto e magari inizi di nuovo a navigare, ricordandosi stavolta di munirsi di carburante. L'autostrada è là, ma ci regalerà un autunno malinconico.